Molto bene, sono passate 24 ore. Io ho lasciato in ammollo la carta, nell'acqua e mi sa che non abbiamo ancora finito, eh. Sa che qualcuno oggi le prende. Ok, dovremmo esserci. Ricominciamo. Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi nuovo video fai da te che è anche un po' video di riciclo perché andiamo a riciclare la vecchia carta per fare della carta nuova. È un progetto che non ho mai provato a fare, quindi è la prima volta che la faccio. In realtà è la seconda, se vogliamo tenere in conto quella volta che ho provato a realizzarla da bambina, ma mi è venuto fuori una roba che non si può definire carta. E quindi sì, oggi proverò a rifarla. Non ho idea se mi verrà o al massimo verrà fuori un video fail, però ci tenevo davvero a provarci perché mi sembra un'idea molto molto interessante. Quindi, se l'idea piace anche a voi, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video. E niente, direi di mostrarvi cosa ci serve per realizzare la carta, di cosa abbiamo bisogno. E poi incominciamo, insomma, la prima parte del tutorial. Dunque, i materiali che ci serviranno per la prima parte del tutorial sarà della carta da riciclare. Io utilizzerò della carta che ho utilizzato per gli appunti e del cartone che ho riciclato da uno scatolone. E in più mi servirà un contenitore e dell'acqua. Per domani invece, quindi per la seconda parte del tutorial, avremo bisogno di un altro contenitore. Questa volta servirà un po' diverso, che non sia troppo alto, ma piuttosto che abbia una superficie ampia, che sia largo. Un frullatore e poi un setaccio. Questo setaccio qua io l'ho preso su Cobiz, che Cobiz è un sito di vendita online di materiali per il fai da te. Sempre su quel sito lì, per esempio, ho acquistato anche la catena per realizzare la collana che indosso oggi, ma ci sono anche tantissimi altri materiali per diverse categorie del fai da te. Materiali per la realizzazione di gioielli, cucito, artigianato. Poi c'è una sezione dedicata anche alla cura della persona. Quindi ci sono anche i contenitori per i prodotti di bellezza fai da te. Nel sito ci sono sempre degli sconti altissimi, ma in più per voi ho anche un codice sconto che vi lascio giù nell'info box, che se volete potete utilizzare nel sito per acquistare quello che volete. E sempre giù nell'info box c'è sia il link del sito che tutte le informazioni per l'utilizzo dello sconto. E questo è un sito che mi avete consigliato voi perché l'azienda mi ha contattato grazie a qualcuno di voi che gli ha segnalato il mio canale. Quindi, insomma, vi ringrazio tantissimo per la fiducia che mi date sempre e il sostegno. E io non so mai come ringraziarvi, non so mai se lo faccio abbastanza o se lo faccio troppo spesso e vi annoio. Comunque vi ringrazio tanto. Io, se potessi, vi abbraccerei uno per uno. E niente, direi di chiudere e cominciamo con il tutorial. Dunque, la prima cosa che vado a fare è tagliare a pezzi dei fogli di carta. I fogli di carta che ho scelto io sono dei fogli per gli appunti, e quindi il primo passaggio è tagliare a pezzetti i fogli di carta il più piccoli possibile. Io mi sono già portata avanti e ho già tagliato a pezzi un bel po' di carta, e ora semplicemente vado a riempire con l'acqua il contenitore fino a ricoprire completamente la carta, magari un paio di centimetri in più per sicurezza. Ok,
Ok, io ho aggiunto anche l'acqua, quindi adesso lasciamo in ammollo per 24 ore, quindi mettiamo in pausa il nostro progettino e ci vediamo domani per continuare a realizzare la carta. Molto bene, sono passate 24 ore, la carta è ancora in ammollo dentro il mio contenitore. Per il prossimo passaggio vado a prendere il mio frullatore e verso un po' di carta alla volta. E adesso andiamo di là a frullare tutto quanto. Aggiungo anche un po' d'acqua e ora faccio partire il frullatore. Molto bene, direi che ci siamo. Ok, ho cambiato inquadratura così mi vedete meglio. Adesso prendo questa vaschetta qui, verso dell'acqua. La mia vaschetta è bassa, quindi non ne serve molta. L'importante è che sia abbastanza per riuscire a fare il passaggio successivo in modo agevole. Felix, se ti sposti, possiamo continuare a fare la carta. Non è da bere questa. Prendo circa un bicchiere della carta frullata e la vado a sciogliere nell'acqua. Adesso io in realtà le dosi non le so, la vado a mescolare e non posso neanche darvele perché penso che cambino in base al contenitore che si utilizza. A questo punto si può aggiungere del colorante nel caso si voglia colorare la carta. Per colorare si possono utilizzare dei colori a tempera, degli acquerelli o dei coloranti alimentari come farò io. E siccome questo colorante è abbastanza potente, mi sono messa sui guanti per evitare di rimanere con le mani e le unghie rosse per i prossimi 3 giorni. Versiamo il colorante, mescolo. Adesso contate che quando si asciuga il colore sarà molto più tenue. Controllo che la parte vuota sia verso l'alto, in questo modo. Passo il setaccio all'interno della vaschetta. Se avete una vaschetta più larga andrete più comodi. Alzo il setaccio, lo lascio sgocciolare un po'. Apro il setaccio. Lo appoggio sul panno e premo con la spugna. Rimuovo il setaccio e il mio foglio di carta è pronto. Questi qua sono tutti i fogli che ho realizzato, ne ho fatti altri di diversi colori e di diverso spessore. Questi qua sono con il colorante rosso e questi con il colorante blu. E questo qui, se vedete, è un po' più trasparente degli altri perché ho voluto farlo un po' più leggero rispetto a questo che invece è più grosso e questi due che diciamo hanno uno spessore medio. E quindi questi qua sono i fogli di carta che ho provato a realizzare oggi. Adesso aspetto che si asciughino e poi andiamo a vedere quale risultato finale. Ho aspettato qualche ora, siccome c'era il sole, si sono già asciugati i fogli di carta. Asciugandosi i fogli rimangono attaccati alla tovaglia, ma non c'è nessun problema perché si staccano facilmente. Non ho la clip in cui li stacco, ma io li ho semplicemente girati per fare in modo che si asciugassero più velocemente. E adesso vado a realizzare l'ultimo passaggio, che è quello di andarli a stirare. Allora, si possono stirare, diciamo, in due modi. Il primo è quello di lasciarli pressati con dei libri pesanti o comunque degli oggetti pesanti finché non si appiattiscono. Oppure, il ferro da stiro, che è quello che utilizzerò io perché è il più veloce e posso mostrarvi il risultato finale più velocemente. Ho messo la temperatura del ferro a quella quasi al massimo, alla temperatura del cotone, e semplicemente passo il ferro sopra al foglio. Non utilizzo il vapore,
questo è il risultato una volta stirato. Benissimo, ultimo passaggio, in base a quello che poi andrò ad utilizzare la carta, posso decidere se tenerli così con i bordi frastagliati, che sinceramente a me non dispiace per niente, oppure tagliare i bordi e renderli dritti. E niente, il progetto è finito. Come impressioni finali posso dire che mi sono divertita tantissimo. È molto più facile di quel che pensavo realizzarla. Non è poi alla fine neanche tanto impegnativo perché non ci vogliono più di 10 minuti per volta per realizzare la carta. Diciamo che la parte più lunga sono i tempi di attesa tra l'ammollo della carta e poi l'asciugatura una volta realizzato il foglio. Di sicuro è un ottimo progetto di riciclo. La parte più difficile secondo me è stato sciogliere il colore per colorare la carta, che tra l'altro penso anche di averne utilizzato troppo poco di colorante. E niente, che dire, se volete. E niente, che dire, è venuto un video diverso dal solito, perché non è un video in cui realizzo un progetto che conosco già benissimo. Ma è un video di prova. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi piace questa tipologia, dove andiamo a provare insieme progetti che appunto non conosco e non ho mai realizzato, che nel caso ne realizzo altri e nel caso fatemi anche sapere che cosa provare a realizzare in uno di questi video. Vi ricordo che il setaccio e tantissimi altri materiali per il fai da te li trovate su Cobiz, vi lascio il link giù nell'info box assieme al codice sconto. Io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, che vi torni utile in qualche modo. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video. Ora tocca a voi, lasciatemi scritto sotto nei commenti tutto quello che pensate su questo progetto. Fatemi sapere come è venuto secondo voi il risultato finale, se avete consigli, come sempre sono qui ad ascoltarli. Niente, dubbi, domande, lasciate scritto tutto giù nei commenti. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!